Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati ad un altro episodio di Watch Dogs, in mia compagnia e in compagnia ovviamente di tutti quanti gli iscritti che stanno commentando e stanno facendo un po' il giro di tutti quanti i social network. Quindi mi raccomando, iscriviti agli social network, segui tutto quello che vuoi, insomma, lì, perché c'è veramente tanta tanta roba da guardare. Andiamo all'episodio di oggi. Credi di potermi parlare in questo modo? Fermo lato. Seguiamo un criminale qua. Oddio. Dov'è? Ah, lì. Vieni qua. Dai che ti becco, dai che ti becco, dai che ti becco. Uno scusa, sarebbe carino. Preso! Preso. Ok, vediamo, c'è un hotspot abbastanza vicino qua e poi possiamo vedere subito la prossima missione. Questo è il Piper Gate e andiamo pure a vedere la missione che sta a 70 metri da qua. Eccolo qui. Ehi, ma che ti prende? È un quartiere turbolento. Devo prepararmi. Compra dei componenti, va bene. Ehi. Hey, il direttore del Chicago Correctional Center ha subito rafforzato la sicurezza dopo la fuga odierna. La vicenda è oscura, ma sappiamo che almeno un prigioniero è riuscito a superare tutti i posti di controllo. Per fortuna la polizia di Chicago ha catturato il prigioniero poco dopo. Se ti serve altro, John Smith, torna pure. 34 anni, è di nuovo in cella. Il suo avvocato sostiene che si tratti di uno scambio di persona. Allora, qua teniamo le granate. Qua abbiamo i blackout che però non posso ancora fare. E qua abbiamo le esche. Sydney a Brandon Docks. E lì non ho accesso al CTOS. Devo violare il centro di controllo del quartiere. Ok, allora andiamo là. Ok, devo andare qui al sistema CTOS per sbloccare appunto questa zona. Chiamiamo un veicolo magari. Via la pistola. Chiama auto. Chiamami un furgone. No, una moto. Acquistiamo questa? No, non possiamo. Allora acquistiamo questa. Sì, ho pensato a tutto. Il veicolo è pronto per te. Adesso vediamo di prenderlo e andiamo direttamente là a sbloccare la prossima antennona. A proposito di progressi, no, i progressi sono al 13%. Mi interessa l'albero delle abilità. Sì, infatti abbiamo qualcosa da sbloccare. Pilota fuoristrada, migliora maneggevolezza fuoristrada, pilota di precisione. Vorrei qualcosa in combattimento, in hacking forse. Disturba le comunicazioni nemiche. Batteria. Batteria più uno. Con permesso. Andiamo ad andare là e vediamo cosa combinare. Oh, bello, bene, bene. Allora. Come vedete non siamo connessi. Scatta un pochino perché sta caricando questa zona.
Sai cos'è un trip digitale? Sì, so benissimo anche che sono volato perché ho beccato una macchina in piena. Ok, forza e coraggio. La faccia che stiamo andando lontani. Ed eccoci arrivati. Siamo al centro del controllo di Brandon Docks. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Abbiamo una persona lì al cancello. Non puoi stare qui. Lo so, va bene. Apriamo questa porta e entriamo di qua. Ah, quella è un'esplosione però. Neutralizzato. Si era accorto della macchina, eh? Dov'è che devo andare io circa? Intanto andiamo di là. Oh, vediamoci un po' in giro. C'è una telecamera là in fondo. Niente panico, deve esserci una sequenza. Pare che abbiamo compagnia. Ops. Attenzione! Non dovevo fare così tanto casino, mi sa. Posto che salire, usiamo. Dov'era la telecamera che avevo visto? Dov'era la telecamera? Qui. Deve essere ancora in giro. No, arrivo alle telecamere da qua. Sveglia, sveglia. Deve esserci una guardia con il codice d'accesso. Posso salire qua dentro? Sì. Preso. Ci sono, veniamo. Vedono, uffa. Ehi, attenzione alle punte.
Ok, sarà una missione abbastanza difficile. Ok. Tanto abbiamo, dobbiamo farla così allora. Si era bloccato lì. E quanto cacchio ci vuole? Ok, dai che ce la facciamo. Tu sali? Inizia a pentirsi. Abbiamo hackerato il tipo e adesso dobbiamo andare là. Ne mancano solo due praticamente. Gli avversari. Preso. Ok, dobbiamo andare qua sopra, vediamo se ce la facciamo in qualche modo facendo il giro di qua. Con permesso, so che è stata abbastanza strana come cosa, ma ce l'abbiamo fatta. Adesso infiltrato da qua, dobbiamo risolvere questo, questa cosa, quindi... Cercate lassù. L'ho perso. Manca solo lui, quindi forse è meglio anche beccarlo. Ok, minaccia eliminata del tutto. Oh, bene bene, ce la farò prima o poi fare una in stealth, però anche così va bene lo stesso. Vediamo un po' cosa fare. Allora, per sbloccare questo facciamo così. Per sbloccare questo facciamo così. Questo lo facciamo così. Questo lo facciamo così. Ok. Sembra la sorveglianza della donna. Controllano davvero le case private. Ok, così abbiamo sbloccato decisamente anche questa zona. Molto molto bene. Abbiamo altre due antennine da attivare adesso. Abbiamo un altro punticino da dare nell'hacking al disabilità elicottero. Questo sì che lo voglio. Vediamo che... Cosa sai su Nikki? Racin. Vediamo dov'è. Trovato. Robert Racin. Andiamo a trovarlo.
uscire da qua. Possiamo prendere anche uno di questi? Ok, usciamo di qua e andiamo a fare il giro. Abbiamo la polizia che stava indagando. Va bene così. Andiamo a vedere come sta questo Racine. Questa. E qui davanti, vediamo un po' come sta subito. Oggetti fragili. Qualcuno è stato pagato da Damien. Inizio dal proprietario, Robert Racine. E poi vado a scendere. Ok, devo rimanere lucido. Vediamo cosa ci capita. Trova un codice d'accesso per l'ufficio di Racine. Questa volta proviamo a farlo un po' più silenziosamente. C'è un modo per entrare? Vediamo se c'è un modo per entrare di fianco. Dal tetto. Ok, se ci nascondiamo qua e usiamo le telecamere, vediamo se c'è qualcosa di utile. Ad esempio l'esplosione di quello mi sembra buona. Occhio! Non fatevelo sfuggire! Occhio! Poi vediamo. Sì, no, le cose stealth non sono da fare, mi sa. Questi si avvicinano, fatelo, cosa fanno? Ammazzatelo! Quanta gente c'è adesso? Un po' di più? Proviamo a muoverci ancora con la telecamera, vediamo se possiamo beccare ancora qualcuno. Non vedo niente, proseguiamo. C'era un cazzo, ora guardo lì. Non c'è niente. Passate la guardia! È andato da quella parte. Che c'è? Non è chiaro? Uno l'ho preso, adesso ne mancano ancora tre. Andate a cercare. Io sto sempre sul tetto, sto benissimo. Andiamo, trovate quello stronzo, fatelo fuori! Ce la facciamo scendere senza ucciderci? Au.
preso. Ok, hackeriamo il suo. Cerca indizi su Racine. Andiamo qua. Sul piano di sopra. Qui possiamo recuperare un paio di cose. C'è un po' un modo per andare su? Attraverso questa scala qua, credo. Robert, è un piacere. Stai cercando di fregarmi? Ti ho portato la donna di Pierce. La donna, sì. Non dovevi toccare il ragazzino. Pensavi che ti avrei pagato di più. Ma hai solo complicato le cose. Perché quel tizio mi cerca? L'hai mandato tu? Non sono stato io. Ma forse dovevo parlarti prima di Aiden. Devi aiutarmi o gli dirò tutto quello che so. È proprio per questo che non sai niente. Non sarà contento quando lo scoprirà. Cazzo, amico, che faccio? Quello che puoi. Buona fortuna. Buona fortuna proprio. Figlio di puttana, non riuscirai a sfuggirmi. Rinforzi! Ma la faccia dei rinforzi? Andiamo a inseguirlo. Da che parte possiamo uscire? Di qua. Dimmi che ho una macchina anch'io. Senza macchina come lo inseguo? Via! Bersaglio è scappato perché non ho una macchina. Ok, continueremo nel prossimo episodio. Io sono East Brave. Namaste and be brave.